Un grande sogno è diventato realtà, quello di comunità al centro. La struttura è stata benedetta dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, e il progetto è stato reso possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, di Cooperativa Eper, Cooperativa L'Impronta, l'associazione Sotto Altra Quota, l'ufficio della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Bergamo, cofinanziato da Fondazione Cariplo e con il contributo dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Già dal mese di agosto è attiva la comunità educativa residenziale con minori, che si dedica all'accompagnamento nella crescita di minori dai 6 ai 17 anni. A breve saranno pronti 3 appartamenti per altrettante famiglie di scanso, per dare vita al progetto Comunità Educante. In futuro il progetto prevede la realizzazione di un'attività artigianale di pasticceria, pensata come opportunità di lavoro inclusiva, e una caffetteria sociale. Opere che saranno realizzate insieme al Museo del Vino nella vicina Torre Medievale, in attesa che da Roma il governo sblocchi il bando bellezza, che ha assegnato a Scanzorosciate un finanziamento di 1 milione di euro. Questo è un vero e proprio sogno che si avvera, un sogno che nasce da molto lontano e che ha preso forma negli anni fino a diventare progetto e oggi una realtà. E non vi nascondo che questa inaugurazione è un momento per me e per molti altri davvero emozionante. Fino a poco fa questo immobile e l'area in cui era inserito erano in stato di abbandono e degrado, un vero peccato perché si trattava di un'area centrale del nostro paese, il nucleo del centro storico. I nostri genitori, zii e nonni e chi l'ha vissuto fino agli anni Ottanta lo ricordano ancora come un luogo vivo di relazioni, di comunità. Era il cuore di Scanzo. Perché prima che l'abbandono e la trascuratezza se lo prendessero, in questo complesso c'erano l'oratorio di Scanzo e il cinema teatro parrocchiale, che è stato per alcuni anni anche sede del Consiglio Comunale. Nella torre medievale, in cui nacque Francesco Martinengo Colleoni, si costituì la prima associazione dei produttori di Moscato di Scanzo e inoltre fu sede della biblioteca comunale. Capite bene l'importanza di questo luogo, che oggi alla maggioranza di noi e soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi residenti può voler dir poco, ma non è così. E l'emozione è tanta, perché un sogno di alcuni giovani di ormai 20 anni fa sta diventando realtà. E sono grato e onorato di essere qui oggi dopo aver lavorato con tutti voi in questi anni difficili e complicati, ma dove tutti insieme abbiamo dimostrato che la determinazione, la passione, la competenza, lo studio e la visione vincono. E quindi andiamo avanti tutti insieme, iniziando a far vivere questo primo lotto e per inaugurare presto il secondo. Però noi pensiamo che l'inaugurazione di oggi non sia il sogno, ma il primo passo, un passo importante certamente, verso il sogno. Quello che abbiamo sognato è essere parte attiva di un progetto che diventasse parte esso stesso di una comunità, di un paese, di una città, in questo caso Scanzorosciate. Comunità al centro, infatti, è un progetto di comunità, non vuole essere una somma di servizi alla persona, che pure sarebbe comunque molto importante e interessante, ma non basta. È un progetto che intende porre attenzione ai più fragili, ma in una logica inclusiva. In particolare la cooperativa Aeper, come è già stato ricordato, propone dei servizi in questo luogo verso minori in situazioni di difficoltà. La comunità per minori, l'Aquilone, che appunto è qui dietro di noi e che voglio ricordare ha già iniziato il suo lavoro, il suo percorso qui, ormai da un paio di mesi abbondanti. E prossimamente il centro diurno Frisbee, che invece sarà appunto collocato negli spazi dove poi ci sarà la degustazione del Moscato di Scanzo. A Scanzorosciate esiste già, voglio ricordarlo in modo chiaro, una rete di risorse appassionate del proprio territorio, molte di queste risorse sono qui rappresentate oggi, che coniuga attenzione alle fragilità e partecipazione alla comunità locale. Questo progetto vuole essere un nuovo punto di questa rete. Nel loro confronto, amministrazione cooperativa Eper hanno individuato l'importanza di inserire in questo contesto anche un'attenzione specifica per le persone con disabilità. E questo si sposa bene e incontra bene quello che è un po' un nostro pensiero come cooperativa, che è quello che la presenza delle persone con disabilità all'interno delle nostre comunità deve essere un fatto normale e quindi se c'è una comunità che mette al centro le persone, al centro devono esserci anche le persone con disabilità. Quindi intorno a questo pensiero
è nata questa possibilità, per cui avremo a disposizione questi appartamenti dove le persone con disabilità di scanso lasciate potranno sperimentarsi i momenti di vita autonoma al di fuori della propria famiglia d'origine. Questo è un passaggio importante per tutte le persone che in un qualche modo sono per forza un po' più legate alla famiglia d'origine, ma questo non vuol dire che non possono avere i loro spazi, fare un loro percorso anche non sempre con i genitori. Io pensavo in questi giorni, appunto un po' emozionato per questa cosa, che questo spazio qui rappresenta secondo me una delle cose di cui c'è bisogno davvero oggi, che è quella di restituire un po' di forza al futuro, di poter dire con coraggio alle persone che il futuro esiste e può essere un futuro buono. Si è parlato di sogni, di desideri, di promesse realizzate, e capite che non sono le promessine di convenienza, perché credo che qua dentro non ci guadagni proprio nessuno, ma tutti quanti ci stiano mettendo qualcosa che ha a che fare col dono e non col guadagno. E provare a immaginarsi, ormai tanti anni fa lo diceva Davide nel suo discorso, ma lo ribadisco io con un po' meno di anni qui a Scanzo, provare a immaginarsi che questo posto sarebbe diventato quello che è adesso, significa avere il coraggio di dare un credito di fiducia al futuro, al domani. Si può fare, si può dare credito di fiducia al domani, si può fare. Ormai è consolidato sia da studi sociali che da studi economici che le comunità che hanno più relazioni sono le comunità più felici e che lavorano meglio e che riescono a rispondere meglio ai problemi e alle sfide del futuro. Si è parlato di speranza poco fa, di speranza nel futuro, e in questo luogo ce ne deve essere, ma ce ne deve essere per le persone che lavoreranno e creeranno relazioni in questo luogo. La qualità delle relazioni è una cosa difficile ma straordinaria ed è assolutamente democratica, perché le relazioni non si possono comprare, vanno costruite. Questo è il motivo per cui spesso in tante parti del mondo molto ricche si è infelici, perché appunto questo passaggio di relazione non viene utilizzato. E quindi io credo che questo sia un meraviglioso esempio di sfida per il futuro e che potrà accompagnarci fuori da questi anni difficili in maniera più agevole, più le relazioni che verranno costruite saranno importanti e di qualità qua dentro. Una comunità al centro, una comunità che include, una comunità che educa, una comunità che si prende cura, una comunità che integra, una comunità insomma che vuole essere al centro, perché con la comunità si risponde ai bisogni dei cittadini, insieme alla comunità si possono rispondere ai si può rispondere ai bisogni dei cittadini. Ripeto, ormai credo che gli amministratori ne siano tutti consapevoli, da soli non si va da nessuna parte, bisogna quindi essere sempre nella grande consapevolezza di dover lavorare insieme, di dover confrontarsi, coprogettare, costruire le cose dal basso, perché costruite le cose dal basso comunque hanno fondamenta decisamente più solidi e reggono tutti quelli che sono le intemperie. Ed è la dimostrazione che in questa provincia, come diceva prima Bonomelli, ci sono tante cose che funzionano bene, spesso il capoluogo si guadagna una sua visibilità per quanto è grande, per quello che viene fatto, ma io trovo che invece in tanti comuni della provincia si fanno delle cose belle, importanti, da cui noi del capoluogo abbiamo molto da imparare. E volevo dire con parole mie una cosa abbastanza simile a quella che ha detto Don Cristiano prima, cioè entrando in questo cortile ci sono delle buone vibrazioni. Io mi sento in un posto positivo, sento un sentimento di comunanza con voi, il fatto di stare insieme qua, e credo che dipenda dal fatto che, nonostante le preoccupazioni che possiamo avere, nonostante i sentimenti di solitudine che qualche volta ci prendono, credo che anche a Scanzo, non soltanto a Bergamo, ci siano persone che ogni tanto si sentono sole, un po' smarrite. Ci sono delle cose buone che vengono fatte con coraggio, determinazione, competenza, sapendo cucire
i diversi pezzi come si richiede quando bisogna fare una cosa così complessa. Oggi è un primo passo e ne dovranno seguire degli altri. Condivido anch'io chi diceva che entrando in questo luogo si percepisce la speranza di un futuro, la speranza di poter contrastare la solitudine, che è la cifra di tante famiglie che se sono abbandonate a loro stesse si disperano, e noi invece dobbiamo tutti insieme costruire un modello di società diversa, e questo ne è un esempio. L'altro sentimento che sento come parlamentare però è un sentimento di responsabilità. Guardate, quel 1 milione di euro del bando bellezza è stato ottenuto dall'amministrazione tanti, troppi anni fa, e questi soldi non sono ancora arrivati, altrimenti inaugureremmo anche quell'altro pezzo a cui sono legati peraltro dei finanziamenti della fondazione. Ecco, io sento questa responsabilità di un lavoro che dobbiamo completare. So che Davide mi starà addosso, ci starà addosso, spero di poter lavorare con i colleghi in Parlamento, così come abbiamo fatto in questi anni. Elena ha fatto un lavoro molto importante da questo punto di vista. Siamo all'ultimo miglio, ci impegneremo tutti quanti, questo è l'impegno che assumo oggi, per completare questo progetto e per ritrovarci il prima possibile ad un'altra inaugurazione del pezzo che manca per questo splendido progetto. Però Davide, il primo sogno tu e i tuoi ragazzi l'avete realizzato, io mi prometto adesso di fare un secondo sogno, perché quando si fanno le case è facile costruire, ma poi bisogna abitarle. Pertanto il secondo sogno è quello di dare un segnale, un aiuto, un buon lavoro soprattutto a chi sarà ospite, ma soprattutto a chi sarà operativo qui dentro, che ci sia coraggio, volontà, mai stanchezza, ma soprattutto amore di uno con l'altro. Solo così questa casa avrà un futuro, e un futuro che sarà importante, perché le mura ci sono, ma l'amore è più importante per far vivere questa casa. Certamente mi ha colpito molto questo concorso, soggetti diversi che concorrono insieme. E in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, San Francesco, c'è stato questo gesto grande del Presidente ad Assisi e le parole del Presidente dei Vescovi Italiani per sostenere e alimentare un patrimonio morale come quello di cui oggi ha bisogno il nostro Paese e l'Europa intera e l'Occidente. Noi dobbiamo sempre più coltivare ciò che ci unisce, perché l'impresa è veramente ardua e d'altra parte è assolutamente necessaria. Abbiamo bisogno di risorse sotto tanti profili, ma tutte le risorse che possiamo mettere insieme trovano poi la loro significanza, il loro significato a partire appunto da un patrimonio morale che non è solo enfasi di qualche momento o retorica di qualche valore sbandierato, ma è proprio una necessità di cui i testimoni che ci interpellano, i provocatori rispetto a questa necessità, sono i più giovani tra noi, i piccoli, gli adolescenti, i giovani, ci stanno provocando ad una consegna che non è soltanto di un futuro garantito, sicuro in un tempo in cui tutto è incerto, ma di un futuro sensato, pieno di significato, pieno di un significato capace di dare speranza. E quindi mi sembra che questa storia, che ha avuto anche la forza di continuare nel tempo, dica di questo concorso che contribuisce non soltanto a realizzare una bella struttura, un bel progetto, tra l'altro diversificato nelle sue diverse modalità, ma dice appunto di una forza morale di cui noi avvertiamo una grande necessità, e siamo felici quando questo patrimonio morale si può accrescere. E poi ancora una parola, chiedo scusa, perché questo è un luogo che non nasce come un fungo, è una rigenerazione.
e rigenerazione vuol dire che c'è una possibilità, quando ti sembra che tutto sia morto, invece non è così. Rigenerazione ha a che fare con risurrezione, con una vita nuova, e anche questo mi ha molto colpito, mi aveva molto appassionato sin dall'inizio. Qui nel cuore del paese, appunto, edifici che hanno una storia vengono rigenerati in forma nuova, offerti. Quante realtà vediamo nelle nostre città, nei nostri paesi, devo dire anche realtà che ci appartengono, che rimangono lì, e tu dici, ma cosa serve? Qui invece la forza di una rigenerazione. È veramente qualche cosa, mi permetto di condividerla con voi, e chiedo scusa se appunto vi ho chiesto pazienza, che riempie l'animo, perché noi abbiamo bisogno anche di questo per poter appunto stare nel mondo che da credente dico il Signore ci ha consegnato, in un modo che rappresenti una speranza per tutti, per tutti. E quindi veramente vi benedico, benedico questa casa, benedico tutti coloro che sono i soggetti non solo che l'hanno realizzata, ma che la riempiranno di vita. Il Signore sia con voi. Su voi tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.